presentazione, un tema testato di stima e di affetto a cui tengo particolarmente tanto, grazie. E poi voglio fare una nota puramente tecnica, voglio cavare un po' di pace anche gli altri relatori dicendo che questa è una presentazione un po' sui generis per una serie di fattori. Primo tra tutti che nessuno di quelli seduti a questo tavolo, forse tranne l'editore, ha letto il libro, perché è arrivato proprio poche ore fa, quindi per loro è anche un po' un mistero quello che c'è dentro, ancora non hanno avuto modo di sfogliarlo. Quindi sarà un po' a me spiegarvi cosa c'è dentro il libro, però voglio farlo anche cercando di spiegare un qualcosa di un po' più personale, un qualcosa di un po' più intimo, del perché una persona possa decidere di fare una scelta un po' fuori dai tempi, a detta di qualcuno, un po' sopra le righe, che è quella di lasciare il proprio paese per andare a fare qualcosa che non posso ovviamente per ovvi motivi stare a specificare, però più o meno tutti avete capito qual è stata la mia funzione in Donbass e qual è l'articolazione degli autori del libro. E quindi quello che ci tengo a dirvi è come mai ho fatto questa scelta. Può sembrare una cosa non cruciale, ma secondo me lo è, perché un militante che in Italia fa onestamente il suo lavoro, poi prima o poi si trova a doversi confrontare con delle realtà estremamente dure sul piano internazionale, che appunto possono essere lontani geograficamente dalla propria casa, ma politicamente non lo sono per niente. Ebbene, come diceva giustamente Marco prima, noi ci siamo trovati nel 2014 con un'avanzata del fascismo o addirittura proprio del nazismo in un paese europeo, e non era un'avanzata solo sul piano politico come possiamo vedere in Ungheria o in altri paesi europei, lì era un'avanzata militare. E a dei voti di piazza si è risposto con la ferocia del massacro di Odessa, che come detto giustamente è stato la molla che ha fatto scattare l'insurrezione. A questa insurrezione hanno partecipato moltissime persone che non erano di quei luoghi, dell'Ucraina. In particolare hanno partecipato tutte, la maggior parte erano persone dei territori dell'ex Unione Sovietica, che si sentono ancora parte di un tutt'uno, se non geografico, quantomeno politico e culturale, e poi hanno partecipato tanti internazionalisti dall'Europa, e io sono uno di questi. Come anche anticipato, questo libro serve a fare un po' il punto su una situazione, a tirare la sintesi di un percorso che sia quello militare del Donbass, in cui la situazione si è più o meno stabilizzata su una guerra a bassa intensità, che per quantificare, per essere chiari, una guerra a bassa intensità significa comunque 2-3 morti al giorno, non di meno. Ma serve anche a fare il punto su quella che è un'esperienza politica del Comitato di Roma, di quello che ha fatto in questi anni, perché il problema principale di questa guerra è stato il silenzio assoluto che è calato fin dall'inizio su questo conflitto, perché era un conflitto che dava fastidio a tutti, un conflitto che dava fastidio agli Stati Uniti perché erano direttamente responsabili di quello che accadeva, era un conflitto che dava fastidio all'Europa perché rappresenta la sua coscienza sporca, ma era un conflitto che dava anche fastidio in qualche misura alla Russia, perché il portare avanti delle istanze sovietiche in un territorio dell'ex Unione Sovietica sicuramente non è in piena continuità con quella, in piena coerenza con quella che è la linea politica della Russia di adesso, e quindi praticamente questo conflitto è stato semplicemente dimenticato, semplicemente messo da parte. Se non fosse stato per il lavoro di tanti compagni di base, sia in Italia, del paese dove forse ci si è spesi di più, ma che nel resto dell'Europa e anche altri paesi extraeuropei, probabilmente di questa guerra non se ne sarebbe minimamente parlato. E ci tengo a precisarvi che parlare di una guerra non significa soltanto fare informazione, parlare di una guerra significa anche mettere pressione ai governi e chi quella guerra la scatena. Quindi probabilmente non voglio dire che siamo riusciti a condizionare nessuna delle potenze in campo, però sicuramente sapevano che non era una delle tante guerre, quelle davvero dimenticate, vi lascio pensare soltanto a quelle che ci sono in Africa o nel sud-est asiatico, in cui le grandi potenze possono fare quello che gli pare e nessuno mette paura. Ecco, quindi noi siamo riusciti nel nostro piccolo,
minima misura, rompere un po' questo gioco, da un lato con il lavoro politico in Europa, come detto quello italiano è stato il lavoro più importante, e dall'altro con l'attività militare in Donbass. Nessuno si aspettava che così tanti internazionalisti si muovessero dall'Europa per andare a combattere quel conflitto. È stata una sorpresa per tutti, dal nostro punto di vista una sorpresa particolarmente piacevole. Ovviamente dal punto di vista ucraino è stata una pessima sorpresa, perché comunque sul piano militare non è stata soltanto un'operazione di facciata, come se ne sono viste anche altre da altre parti. Si è combattuto per davvero, il nostro contributo l'abbiamo dato, e gli ucraini se ne sono sicuramente accorti. E quindi, visto che nessun altro è in grado di farlo, vi voglio esporre quello che è il contenuto del libro. Io quello che ho cercato di fare è cercare di appunto spiegare come nasce il conflitto, come matura nel contesto dell'ex Ucraina, e questa è la chiave di volta, soprattutto parlare di ex Ucraina, perché se non si capisce che l'Ucraina è un paese completamente finito, un paese che non ha nessuna prospettiva di sviluppo, non si capiscono neanche le dinamiche che ci sono state dopo. Un paese, ovviamente, sapete, deve avere delle varie componenti basilari, che sono un territorio, una popolazione e un apparato sociale ed economico. Ebbene, il territorio dell'Ucraina è stato ampiamente balcanizzato, perché ha perso la Crimea, che è stata presa dalla Russia, e ha perso il Donbass, che si è sollevato in armi. Ma ci sono anche un altro paio di regioni che stanno in qualche maniera cercando di prendere un corso diverso da quello che è da Kiev. Quindi l'unità territoriale non c'è più. Non c'è più neanche una popolazione, perché ovviamente non è stata questa guerra a decimarla, è stato qualcosa di ancora più spietato della guerra, che è il capitalismo. Perché in questi 25 anni di indipendenza, dal crollo dell'Unione Sovietica, l'Ucraina ha visto un radicale decremento della popolazione, che è passata da circa 60 milioni a un qualcosa che oggi non sappiamo. Perché l'Istituto Statistico Nazionale Ucraino dice che sono 42 milioni, però ci sono stime che parlano addirittura di 38 milioni o meno, e tutte queste persone stanno in paesi europei o in Nord America a lavorare. E poi ovviamente non c'è un'economia in Ucraina, sarebbero già falliti dal punto di vista economico, chi li tiene in vita sono soltanto gli aiuti internazionali. E in quest'ottica l'Ucraina è ben felice di continuare a fare la guerra, perché la guerra significa anche aiuti economici da parte dei paesi occidentali, in primis Stati Uniti, anche se in realtà questi soldi poi vanno soltanto ad aumentare il debito del paese. Quindi non c'è via d'uscita. È un paese sostanzialmente finito, è stato balcanizzato, e bisogna trovare delle formule alternative. Noi il contributo che possiamo dare, ovviamente, alle popolazioni che stanno nella parte di territorio controllata da Kiev, quello che gli possiamo dire sostanzialmente di aiutarli a trovare un percorso diverso da quello nazista, però ovviamente è il popolo che deve decidere cosa fare, e se loro non vorranno sollevarsi in maniera risoluta non starà a noi forzare questo processo. Noi qui rappresentiamo le istanze della popolazione che si è già sollevata e che ha strappato il suo territorio, che è il Donbass, che ha la sua autonomia. Poi ovviamente la Crimea fa parte della Russia e le altre regioni decideranno cosa farsi e cosa fare in futuro. E nel libro, esatto, parlo proprio di questo, di come si è arrivati a questa profonda crisi, perché la crisi è vero che è stata determinata e spinta da fuori, in primis dagli Stati Uniti, però se non ci fosse stato un terreno fertile, il terreno intendo di questo disastro economico e sociale, probabilmente non sarebbe divampata la fiamma, ma anche la fiamma è divampata perché era già cresciuto sul territorio un male curabile, per fortuna, che è il nazismo, che è stato quello a far precipitare gli eventi, perché appunto la strage del 2 maggio di Odessa è stata fatta da dei gruppi nazisti. Sì, sono dei gruppi nazisti che hanno preso il potere, ovvio, ma non sono assolutamente espressione di una società ucraina. Il popolo ucraino non è nazista, anche perché, come diceva giustamente Marco prima, stavano con le statue di Lenin in tutte le città fino a pochi giorni prima. Non è che di punto in bianco si diventa da comunisti
o di orientamento socialista a nazisti, era evidentemente successo che qualche forza esogena aveva dato la possibilità a dei gruppi minoritari di prendere il potere e di fare quello che credevano. Ma questo in realtà era già successo in Ucraina un po' di tempo addietro, esattamente nel 2004 con la rivoluzione arancione, che sostanzialmente è un qualcosa di molto simile a quello che rivoluzione, ovviamente con i termini che si autoaffigliano, era un qualcosa di molto simile a Maidan, ma cambia soltanto nelle modalità di esecuzione. Euromaidan è una rivoluzione colorata con l'aggiunta della violenza, della ferocia nazista, che nelle altre rivoluzioni sedicenti democratiche, se c'era, era puramente marginale. E questo è uno degli aspetti che a me interessa molto, perché nella mia storia personale ci sta anche il aver assistito in prima persona a quello che è stato l'ultimissima fase della Jugoslavia nel 2000-2001, non mi ricordo, e quando appunto venne applicata per la prima volta una rivoluzione colorata, anche se all'epoca non si chiamava in quella maniera. E quindi ho potuto vedere le differenze tra quello che è successo in Jugoslavia e quello che è successo ad Euromaidan, e poi la conferma purtroppo della bontà dell'analisi, qui me lo dico da solo, è stato vedere poi quello che succede in Venezuela, che è cronaca anche di questi giorni. E nel libro poi ovviamente scendo anche nel dettaglio di quello che è la guerra guerreggiata, se non nelle singole battaglie, anche soprattutto nelle maggiori dinamiche, perché la dinamica militare aiuta poi a capire quella politica, perché sono i rapporti di forza che determinano poi la strada che verrà percorsa, e quindi se non si capisce bene quali erano i rapporti di forza sul terreno in questo conflitto, poi non si riescono a capire tante cose che sono successe dopo o comunque hanno preso una piega piuttosto che un'altra. Ovviamente parlando degli aspetti militari con un punto di vista diverso, sia perché alcune questioni le ho viste in prima persona e quindi posso offrire un punto di vista diverso da quello che è stato raccontato dai media, sia quelli occidentali sia quelli russi, ma poi anche per le vicende che non ho vissuto in prima persona, perché sono avvenute prima o dopo della mia partenza. Ricordo che ho passato 2 anni in quel paese, anche quelle vicende mi sono state raccontate da chi era stato protagonista, dai combattenti di quelle battaglie, e appunto posso dire che anche lì la versione è spesso diversa da quella che poi è stata resa nota attraverso i mass media. E quindi in quest'ottica il libro serve anche un po' a cercare di mettere ordine tra quelle che sono le storture della storiografia. Ma parlando di storture, ovviamente un libro come questo non può che farsi anche riferimento a tutte le enormi contraddizioni che ci sono in questo conflitto. Primo tra tutti il rapporto molto controverso e difficile tra il Donbass e la Russia, che è un qualcosa che tutti danno per scontato, ma non è per niente così. Tutti pensano che il Donbass sia soltanto una emanazione, una marionetta della Russia, ma non è assolutamente vero. Le repubbliche del Donbass sono nate da un modo spontaneo e nessuno al mondo aveva previsto questo, e nessuno al mondo l'ha voluto e l'ha sostenuto. Chi sostiene il contrario, chi sostiene che sia la Russia a fare la guerra in quel paese, lo si può confutare in maniera semplicissima, cercando di fare un paragone tra quella che è la Crimea e il Donbass. Le regioni non sono vicine, distano circa 200 km l'una dall'altra. La Crimea, per varie ragioni storiche, economiche, culturali, ma anche militari, interessava la Russia, il Donbass no. La Russia ha deciso di prendersi la Crimea. Ebbene, la guerra è durata 2 giorni e ci sono stati 2 morti, perché ovviamente quando si schiera l'esercito russo o delle sue dirette emanazioni non ce n'è per nessuno, forse solo gli Stati Uniti sono in grado di fronteggiarlo, e quindi ovviamente l'esercito ucraino ha alzato le mani e si è ritirato in fretta e furia. In Donbass invece la guerra va avanti da 4 anni e ci sono stati circa 12.000 morti. Questo vuol dire che le forze in campo sono sostanzialmente equilibrate, cioè che non c'è la Russia a combattere.
Tra le contraddizioni, quella di cui si è parlato maggiormente nei mezzi di stampa per screditare la bontà della lotta del popolo del Donbass, c'è sicuramente quella della presenza dei fascisti all'interno delle file della resistenza, e molti qui si perdono un attimo, hanno un po' di confusione, dicono come può essere, c'è una resistenza antifascista che lotta contro i nazisti, però nelle sue file ci sono dei fascisti. Anche qui la cosa si può spiegare con un parallelo, ad esempio la resistenza italiana. Anche nella resistenza italiana buona parte di quelli che vi avevano aderito venivano dalle forze armate fasciste, ma non solo, c'erano anche alcuni che si dichiaravano di fede fascista, una minoranza piccola, però c'erano, e questo era presente anche in altre resistenze in altre parti del mondo, pensiamo a quella jugoslava, quella francese o anche a quella greca, perché vuoi o non vuoi, un fascista è fisiologico, ti nasce in qualsiasi parte del mondo, quindi essendo una resistenza un fenomeno di popolo sono rappresentate tutte le istanze popolari. Però quello che importa è la quantificazione dei fenomeni. Ebbene, noi quando abbiamo capito che c'erano dei fascisti, la prima cosa che abbiamo fatto è stata innanzitutto cercare di capire chi erano e poi contarli. Ebbene, contandoli abbiamo visto che erano circa lo 0,9% di tutti i combattenti effettivi. Nel momento in cui i fascisti sono stati di più, poi sono arrivati a essere una manciata, non di più. Ebbene, quindi rappresentare una resistenza e un movimento di popolo soltanto in virtù di quello 0,9% è ampiamente una forzatura. E guardate che simpatico il parallelo con Casa Pound, perché il percentuale di voti che ha preso alle ultime elezioni Casa Pound è stato lo 0,8%, sostanzialmente analogo a quella dei fascisti che stanno giù. Ebbene, se uno adesso viene a dirci che l'Italia è un paese egemonizzato da Casa Pound, ovviamente sta facendo una forzatura e sta raccontando una balla. E queste balle sono quelle che noi cerchiamo di smontare anche sul caso del Donbass. Nel libro poi ovviamente parlo anche di quelle che sono le prospettive per il futuro, le prospettive per questa terra, perché non ci nascondiamo che la situazione è stabilizzata, sì, nel senso che non ci sono grandi offensive, non ci sono grandi avanzamenti o ritirate, le grandi battaglie non si vedono da un po', però non c'è nulla per scontato, perché comunque questo equilibrio è legato a un più generale equilibrio internazionale. Pensate solo al fatto che nei giorni scorsi, quando si è in qualche misura riacuito lo scontro tra Stati Uniti e Russia con il bombardamento sulla Siria, l'Ucraina non se l'è fatto dire due volte, come prima cosa ha preso e bombardato. E qui ci tengo a sottolineare che hanno pure preso un autobus, uno scuolabus, cose che appunto al telegiornale non sentirete mai. Per fortuna non è morto nessun bambino, è morto soltanto uno dei soldati che li è andati ad evacuare, però insomma abbiamo visto stracciarsi le vesti per cose molto più piccole, uno scuolabus bombardato, invece questo è uno dei tanti episodi che passa in cavalleria in questa guerra. Ma quello che ci tenevo a fare con questo libro, appunto come dicevo all'inizio, era anche cercare di dare una testimonianza di quello che è stato fatto, e sul piano militare e sul piano politico, e su entrambe ci sono delle su entrambe queste esperienze, che in realtà sono una sola, perché tenerle disgiunte anche secondo me fuorviante, e ci sono delle cose che io ci tenevo a lasciare impresse come testimonianza in peritura. Innanzitutto sul piano militare, quello è cercare di dare una speranza soprattutto a chi pensa che non abbia più senso combattere in maniera così determinata e risoluta. Siamo in un momento storico in cui si pensa che tutte le cose sono già definite, già disegnate, e che non c'è più nessun senso e nessuna speranza di successo, una lotta o una rivoluzione. Ebbene, il Donbass proprio la testimonianza che questo non è vero, perché se c'è determinazione, se c'è la volontà, ovviamente servono anche delle condizioni in qualche misura favorevoli, però ancora si può fare di tutto. In Donbass hanno provato a costruire un'esperienza socialista nel XXI secolo in Europa, ed era un qualcosa che, guardate,
4-5 anni fa non si aspettava proprio nessuno, è stato un fulmine a ciel sereno per le forze reazionarie di tutto il mondo. Ma io quello che ci tengo a sottolineare è anche il lavoro che è stato fatto qui in Italia, è un lavoro politico. Adesso non voglio sconfinare quello che magari sono anche gli interventi che mi seguiranno, però il lavoro del Comitato Donbass Antinazista è stato molto importante sia per i successi di cui vi ho già detto che ho ottenuto, ma anche perché ha indicato un modello di lavoro, e questo modello è stato quello dell'unità. Io tutte le volte che faccio degli interventi pubblici ci tengo a sottolineare che il Comitato Donbass Antinazista è riuscito a far sedere allo stesso tavolo e a lavorare e a portare avanti delle campagne con delle forze politiche che non si parlano su nessun altro tema, e quindi riuscirle a fare stare insieme su un tema così spinoso è stato doppiamente un successo. Ebbene, io appunto non voglio sconfinare nel campo che non è mio, però ci tengo a proporre questo come metodo di lavoro per tutte le forze politiche. Siamo abituati a troppi anni di lotte soltanto sulla difensiva, di lotte che portano a cercare di tutelare le conquiste fatte dalle generazioni precedenti. Bene, questo comitato invece ha dimostrato che fissando degli obiettivi concreti, non astratti, e cercando di lavorare seriamente, lavorare tutti insieme, si possono ottenere dei grandi risultati. Noi l'abbiamo fatto, e quindi quello che offriamo a tutte le forze politiche che si cimentano su altri piani è di cercare di valutare la bontà di questo modello per poi replicarlo altrove. Detto questo, io non penso che ho da aggiungere altro, perché ho più o meno spiegato il senso di quello che ho fatto, di quello che è contenuto nel libro, e quindi sostanzialmente mi fermo qui, anche perché nell'ultima fase abbiamo previsto di poter aprire un'interlocuzione. Quindi vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio soprattutto per la presenza, che è davvero un attestato di stima e d'affetto che mi fa molto piacere. Grazie.